Entra nel vivo il Castello del Natale a Deliceto, più che mai borgo del Natale. Quest'anno quali sono le novità? Chi viene a Deliceto cosa può vedere? Allora, quest'anno tutto diverso rispetto all'anno scorso. Siamo alla terza giornata e molti turisti hanno già potuto constatare che tutto ciò che l'anno scorso le grafiche rappresentavano lo scenario della casa, l'ambientazione del castello, quest'anno è tutto riprodotto artigianalmente. Ci sono gli show, ogni quarto d'ora si alterna uno show con ben 6 spettacoli fino ad arrivare allo show conclusivo che è quello della Disney. Siamo felici che quest'anno Deliceto con il Castello del Natale si riconferma come struttura che porta più turismo in Capitanata e non solo, abbiamo turisti che non solo dal sud Italia, ma quest'anno ci sono venuti a trovare anche dall'estero. Le strutture si, con molto orgoglio, si vedono registrate quasi tutto il sold out, non solo a Deliceto, ma stiamo riempendo anche i paesi vicino. E questa cosa con il Castello del Natale veramente ci riempie d'orgoglio, siamo veramente molto felici di questo. Ora il Ponte dell'Immacolata fino a Natale sarà un susseguirsi di iniziative. Che cosa c'è in programma? Soprattutto nel Ponte dell'Immacolata abbiamo l'8 di dicembre. L'8 di dicembre ci saranno dei fuochi piromusicali, i primi fuochi piromusicali che saranno capaci di emozionarci e di farci entrare letteralmente nel clima natalizio. Il tema di quest'anno dei piromusicali sarà il tema dell'amore. Vi consigliamo di venirci a trovare perché sarà davvero molto 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 suggestivo. Benvenuti al Castello di Babbo Natale di Deliceto. Io sono Mamma Natale, una nuova figura intervenuta perché Babbo Natale sta diventando un po' anziano, quindi ha bisogno di Mamma Natale.